Grazie. Allora, nuovo finito del periodo, sempre contenuti nella solita busta di Tenzani, se oramai non la butterò via. Cioè, ho deciso oramai di utilizzarla per questo, guai chi me la tocca. E come vedete è piena di tante cosine, quindi visto che sono arrivata a un tot di prodottini, ho detto vabbè, facciamolo in modo tale che da evitare che diventi un video lunghissimo. Allora, ve li prendo un po' così random, bimbe, quindi non li ho divisi skincare, haircare, makeup, cioè random. Allora, ho terminato l'ennesima confezione di striscine della Vette per il viso, per appunto la depilazione della zona del baffetto. E queste qui sono per pelle normale, il burro di karité e frutti di bosco. Infatti sono la colorazione delle striscine è rosa. È composta poi sia dalle striscine che dalle salviettine, quelle post depilazione. Mi ci trovo bene, le continuo a ricomprare, costano sui 5 euro, le trovate in qualsiasi supermercato, quindi facili da reperire. Buone, mi trovo bene, quindi le ricompro di solito ogni volta di questa marca. Ho terminato uno dei miei deodoranti preferiti, questi qui, questo qui è di Infasil 2C, ci sono di varie profumazioni, c'è questa, c'è quella più diciamo tendente al grigio come diciamo confezione, c'è quella più floreale con il tappo viola, se non erro, insomma ci sono di varie profumazioni. Io le alterno, nel senso quella che trovo, trovo, perché comunque mi piace molto la formula questa qui della Infasil, perché è quella con la molecola 2C che pur non contenendo alcol comunque fa appunto durare parecchio, qui dice 24 ore, 24 ore è tantissimo, 24 ore non dura, però comunque l'efficacia fa durare molto questa molecola 2C in particolare, perché agisce proprio sul discorso della sudorazione e fa, nonostante la pelle respiri, quindi, però fa durare l'efficacia del deodorante appunto per tante tante ore. A me piace, dà questa profumazione proprio di pulito, fresco proprio, che a me piace, si sente anche, devo dire che fa il suo lavoro. Poi ho terminato uno dei tanti, diciamo, mini size, diciamo così, di bagnoschiuma dell'Acquolina. Questo qui è alle more e muschio. Infatti aveva la colorazione piuttosto violacea, trasparente. Mi piacciono molto, più che altro per la comodità, diciamo, soprattutto, buonissimo. Per la comodità, questa qui me l'hanno regalato, se non erro, per una ricorrenza, non mi ricordo, ci sono tipo anche le vendono anche da Gardenio, che le confezioni proprio da tre, con tre profumazioni diverse, quindi di questi bagnoschiuma. Sono comodi perché li portate tranquillamente in viaggio, vi occupano pochissimo spazio perché sono quelle confezioni piccoline e sono veramente buoni. Non tutte le profumazioni mi piacciono perché soprattutto quelle tipo al cioccolato hanno la profumazione molto chimica, nel senso un po' artefatta, plasticosa, ecco, non hanno quel profumo proprio di cioccolato puro, ma lo senti che è realizzato chimicamente. Non tutte le profumazioni le amo, però insomma ci sono alcune che mi piacciono particolarmente, soprattutto appunto questa qui all'amore muschio è molto gradevole, quindi mi piace. Ho terminato poi questo shampoo qui di Elvive, che è per ricci, diciamo, ricci sublimi. Dice che è al collagene e idratazione per 48 ore, per capelli ricci o mossi, anticrespo, definizione e brillantezza. È uno shampoo idratante, io l'ho utilizzato oggi, a parte che la lucentezza è data ovviamente dal mio prodotto per styling preferito, che ho scoperto perché non ci avevo fatto caso, che è anche addirittura vegano, perché c'è scritto proprio 100% vegan. Quindi mi piace anche per quello, perché comunque di sicuro ecco, non è ricco come io pensavo in realtà di tanti siliconi, ma dovrebbe essere ecco, piuttosto naturale. Quindi comunque, detto questo, tanto l'avete già visto in altri video. Torniamo allo shampoo. Allora, sì, mi piace. Allora, ora che idrati, cioè, diciamo che io non lo so se ogni tanto mi rendo conto che secondo me è questo prodotto qui che mi appesantisce un pochino i capelli. Idrata, ma cioè, per me è più un discorso di pesantezza più che idratazione, forse me li appesantisce un pochino. Non lo so se è questo qui o è magari la combo a volte di prodotti che metto per idratare, quindi fra l'olio per le punte, un altro prodotto che metto per il discorso del crespo, eccetera, se
il totale, ecco, di questi prodotti qui, poi a volte a seconda di come li applico mi va appesantire il capello, non lo so. Il fatto sta che avrei voluto cambiarlo, visto che l'ho terminato, solo che mia mamma me l'ha comprato pensando che mi piacesse, e nel senso è andata a fare la spesa, me l'ha ricomprato e dice: "Guarda, te l'ho comprato tale e quale". In realtà lo avrei voluto cambiare, però siccome insomma non lo sapeva, me l'ha comprato e niente, quindi lo utilizzerò, ecco, anche la nuova confezione finché non la finisco. Poi nel caso ne provo un altro, ecco, ne vado ad acquistare un altro tipo. Quindi niente, sì, senza fame e senza lode, ecco, no, buono, buono come profumazione, però ecco, non vorrei capire bene, ecco, se è questo che mi appesantisce i capelli o altro. Vedrò un pochino, nel caso comunque tanto ne ho un'altra confezione, quindi la testerò abbastanza. Poi ho finito questa qui. Queste goccine qui, ce n'è sempre un pochino in fondo, ma tanto la utilizzerà la mia mamma questo fine settimana quando si mette lo smalto, diciamo, nuovo, quando si cambia lo smalto, quindi ecco perché ho preferito farvelo, cioè mettervelo già nei finiti, che sono queste goccine qui di Sephora, quelle asciugasmalto. Allora, sono veramente, veramente, veramente ottime, non hanno un costo elevatissimo. Però mi piacciono veramente un sacco, sono quelle solite con l'erogatore, così, con la pompetta. Mi sono piaciute un sacco, asciugano veramente velocemente, solo che siccome appunto le ho terminate volevo provare a cambiare un pochino marca, nel senso volevo testare anche quelle della Pupa, che so che sono fenomenali, quindi mi sa che proverò quelle della Pupa in modo da metterle in parallelo e vedere un pochino qual è che mi piace di più. Ho provato anche quelle di Essence e anche quelle, devo dire la verità, che sono strepitose, quindi comunque di solito non ne fallisce una di queste goccine che compro, anche se di una marca o l'altra, comunque di solito mi vanno tutte strabene, però insomma sono curiosa di provare anche quelle Pupa perché sono tanto decantate, quindi non le ho mai acquistate e volevo provare. Altro prodotto che ho finito insieme a mia sorella, nel senso perché l'abbiamo utilizzato un po' insieme, prima lei e poi io, questo correttore qui di Rimmel. Allora, si chiama Hide Blemish Concealer, è un correttore appunto stick, e appunto della Rimmel la nostra è la colorazione 002 Sand, questa qui. Finito, strafinito, anche pescato con il pennellino. È una colorazione aranciata. Ora, oddio, diciamo che l'ho finito perché comunque mi dispiaceva, nel senso, buttarlo proprio via, nel senso che lei, la mia sorella, ha utilizzato quasi tutto, però siccome ne avanzava sempre un po', ho cercato di utilizzarlo, ecco, per sfruttarlo al massimo, visto che l'avevamo acquistato. Allora, diciamo che è giusto come colorazione per le occhiaie perché è piuttosto aranciato, quindi comunque va a contrastare perfettamente le mie occhiaie, solo che siccome è molto cremosino, va a depositarsi nelle pieghettine, quindi non mi piace tantissimo. Di solito io lo applico magari, ecco, in questa zona, se per dire ho delle piccole zone, magari delle piccole imperfezioni, allora sì, però è molto cremoso, quindi anche per i brufoli, cioè per qualche segnatino d'acne. Talmente cremoso che non è proprio adatto. Per le occhiaie me ne va un pochino a segnare. Io lo utilizzo, cioè l'ho utilizzato un pochino random. Se lo dovessi riacquistare, non le riacquisterei adesso, cioè nel senso ho tirato a finirlo. Ma per esempio, mia sorella ci si trova bene. Io invece non tantissimo. Mi va proprio a segnare questa zona, mi entra nelle rughettine d'espressione. Cosa che invece non mi fa, per esempio, il correttore, quello lì che vi ho fatto vedere di Essence, proprio il cover, come si chiama? Tipo il full coverage, nel senso quella nuova formulazione del duo di correttori della Essence, che è veramente fenomenale perché quello lì si applica, cioè, e non si sposta nemmeno con le cannonate. Quindi quello mi piace, questo qui un pochino meno, insomma, non è che mi piaccia tantissimo. Poi nel senso, non finito, però questo qui oramai lo devo sacchinare perché comunque, nonostante che sembri intero, in realtà non è frutto di un mio errore. Perché in realtà era così. Questo qui che è un top coat di Essence, l'ho ricomprato 1000 volte, quindi questo qui è l'ultima confezione acquistata l'anno scorso, un anno e mezzo fa praticamente, prima che iniziasse poi a farmi la ricostruzione eccetera, quindi l'ho utilizzato per tanto tempo. E niente, poi ho sbagliato perché ho aggiunto, siccome mi era diventato durissimo, ho aggiunto molto filoso, filamentoso, quindi ci metteva un'eternità ad asciugare. Ci ho messo delle gocce di sbagliando perché
che poi mi sono documentata per bene, quindi sbagliavo, di acetone per allungarlo, sbaglio enorme. Poi se volete ragazzi vi posso fare un video anche su quello che ho imparato appunto per mantenere ben, cioè far ritornare a nuovo smalti, ok, diciamo, e non fare l'errore appunto di inserire le gocce, delle gocce appunto di acetone nel prodotto perché è super sbagliato. Quindi se volete, se vi interessa ragazzi, vi posso fare un video anche su quello. Quindi come mantenerli belli, come nuovi, ecco, far ritornare come nuovi nel caso diventassero appunto per il passare del tempo piuttosto compatti, duri e filamentosi. Niente, quindi poi a parte il fatto che utilizzandolo con sopra diciamo gli smalti rossi o comunque scuri, come per esempio questo, facciamo un esempio, è diventato invece che trasparente rosa, sicché non lo posso utilizzare né sul giallo, per dire né su colori chiari, perché ovviamente si vede questo effetto rosato, quindi è per quello anche che lo devo buttare, perché purtroppo si colorano e niente. E poi anche perché appunto è diventato di una consistenza che l'effetto non è più lucido, perché avendoci aggiunto l'acetone ho sbagliato. Però è infatti diventato liquidissimo, ciò che di solito un top coat non è così liquido, ecco. Però diciamo che l'avevo praticamente consumato quasi tutto, quindi era diventato qua giù, perché, e poi è anche piuttosto vecchiotto come prodotto, per cui insomma, per un motivo o per un altro adesso lo devo gettare. Detto questo, è strabuono, nel senso a me fa durare lo smalto, faceva durare lo smalto tantissimo, quindi nel caso ecco lo riacquisterei tranquillamente senza problemi. È il Sealing Top Coat. Molto buono, resistente, lucidissimo e tutto quanto. Poi due prodotti che purtroppo invece non mi sono molto piaciuti. Uno è questa crema qui dell'Occitane. Questa crema corpo qui alla rosa e alla violetta è un latte corpo, infatti un body milk che praticamente non mi è piaciuto per niente, nel senso non lo so se l'aveva comprato mia mamma, eccetera, però ha una profumazione veramente cioè finta, nel senso quell'odore di gomma e di plastica che proprio io non riesco ad applicarlo. A me dispiace perché l'Occitane come marca mi piace tantissimo, ma questa profumazione è proprio finta, cioè proprio sembra un odore di plastica quasi, plasticosa, gomma, un odore di gomma e di plastica che proprio non. L'ho provato, ma non riuscivo a tenerlo addosso, mi sono dovuta lavare subito. È questa confezione qui, ragazzi. Se qualcuna di voi ce l'ha e ha riscontrato questa cosa o meno, ecco, me lo faccia sapere volentieri. Ecco, se magari ho, cioè mi è capitato magari a me la confezione che è andata male, ok, allora è un altro discorso. Però non lo so, a me non piace per niente. Quindi non è finita. Ora sento un po', siccome anche mia mamma non piace perché ha questo odore strano. Forse sarò costretta a buttarla via, non lo so. Ora vediamo un pochino in casa, ma purtroppo non, cioè, non riesco a portarla, ecco. E poi questa crema qui, per ultimo, di Avène, che a me questa crema è sempre piaciuta tantissimo, la Tolerian, eccola qui, la Tolerian Extreme. È una crema, Tolerian, sì, Extreme, è una crema che a me è sempre piaciuta un sacco, nel senso me l'ha sempre indicata al dermatologo quando facevo la cura dell'acne, proprio nel periodo della cura in cui avevo la pelle se molto, se molto secca, molto sensibile, la dovevo applicare sempre e quindi come crema mi è sempre piaciuta. Ho continuato ad utilizzare anche post cura, eccetera, eccetera, come crema idratante da tutti i giorni. Solo ho deciso di non ricomprarla più per un motivo che, vabbè, io vabbè. Ho passato, se non mi sbaglio, un anno e mezzo senza acquistarla per questo motivo che ora vi sto spiegando, cioè vi sto per spiegare. Poi niente, ho deciso di acquistarla perché ho detto, vabbè, capace che nel frattempo, è passato un anno e mezzo, è cambiata la cosa e invece è rimasta la solita, quindi niente. E poi anche adesso non la ricomprerei per un altro motivo, che non so perché, vabbè, è successa questa cosa. Premetto che è una crema super buona, nel senso senza conservanti, senza parabeni, senza profumi, niente, quindi adattissima per chi ha la pelle secca, per chi ha la pelle sensibile e tutto quanto, quindi ottima. Anche perché il costo non è proprio bassissimo, ecco, comunque costa all'incirca una ventina di euro in farmacia. Allora, detto questo, non le riacquisterei perché ha questa, innanzitutto ha questa apertura che per me è terribile, nel senso, allora, si apre così. E poi c'è una sorta di pistoncino, questo qui nel mezzo, che
viene fuori quando voi premete. Solo che a volte, quando voi appunto siete arrivati soprattutto in fondo e dovete arrotolare la confezione per andare a far uscire il prodotto, a parte il fatto che è difficoltoso proprio far uscire il pistoncino, e poi a seconda della pressione che date ve ne esce fuori proprio a pressione talmente tanto che vi basta, cioè che vi va bene per 3 applicazioni, quindi dovete prendere, per evitare cioè di buttarlo via, prendere tutto il prodotto che sulla mano vi è andato, metterlo in una scatolina per conservarlo almeno per il giorno dopo, cioè diventava una cosa improponibile, quindi non, cioè è noioso come cosa, a me non mi piace, perché innanzitutto mettere la crema in una scatolina ho paura che non mi si mantenga nemmeno, a parte che la uso il giorno dopo, però insomma si vede che quando io la lasciavo nella, per esempio in una piccola jar eccetera, si, è come se si separasse le componenti di questa crema. Cioè le trovavo la mattina un po' separate, magari la zona la parte oleosa dalla parte in crema, cioè è come se separassero i componenti della crema a stare fuori dalla propria confezione. Quindi è assurdo il discorso, cioè dovrebbero studiare è sempre stato così, dovrebbero appunto inventare un'altra, come si dice, un altro erogatore, ecco, un altro sistema di erogazione del prodotto, perché questo proprio è pessimo secondo me, cioè non si dosa bene tutto, cioè dovrebbe essere una crema come quell'altra. E poi perché cioè mi è avanzato un pochino di prodotto, così come vedete non è completamente finito, però purtroppo esce fuori, probabilmente non lo so, si deve essere sciupato, eppure l'ho comprato poco fa, cioè si parla di periodo estivo, quindi, e purtroppo niente, deve essere andata male la crema dentro, perché comunque mi esce fuori proprio completamente separata, cioè la parte oleosa da una parte e la parte in crema da un'altra, nel senso le componenti già da 15 giorni a questa parte, quando io provo a farle uscire, sembra proprio andata male come prodotto, quindi non so perché, e mi è dispiaciuto un sacco, perché comunque insomma non, da una crema comunque che costa, vabbè, non economici, cioè non è super costosa, però insomma da 20 euro a avere tutte queste pecche, in realtà insomma mi è un po' dispiaciuto, ecco, anche perché non la posso sfruttare fino in fondo, perché proprio palesemente è andata male, quindi, e non capisco perché visto che tengo tutto super bene, super pulito, sempre chiuse le confezioni, sempre tenute perfette, infatti non capisco come mai. Va bene bimbe, vabbè, video di 17 minuti, io cerco di essere sintetica ma non ce la faccio, vabbè, quindi cerchiamo di stringere adesso bimbe. Io, vabbè, se avete qualche cosina da dirmi sui prodotti che avete visto, qualche curiosità, qualche magari suggerimento, ecco, anche per su prodotti nuovi che magari avete testato voi, vi sono piaciuti particolarmente, sia per la skin care, sia per comunque per il make-up, cioè qualsiasi cosa, ecco ragazzi, magari qualche spunto che vi interessa darmi, io sono stra felice. Quindi vi mando un grosso bacio come sempre e noi ci rivediamo come al solito al prossimo video. Ciao ragazze!